Bentrovati, benvenuti nuovamente a questo Buzzy News 24@rain.com. Buonasera a tutti, come dice, siamo qui di nuovo con questo, in questo appuntamento. Vi ringrazio a tutti, se vi va continuate a seguirci in questo rotocalco di informazione quotidiana su per giù. Ora, giorno più, giorno meno, ogni due giorni. Insomma, quando si può fare. Allora, intanto, per iniziare, perché ci sono le news, le notizie, ma da sole non vengono, io non posso andare. E chi le deve portare? Lo so, a grande richiesta. A grande richiesta torna lei, la nuova beniamina di tutti noi, voi e gli elsi rossoneri. Ecco a voi la Barzi. Belina, vai, siamo con te! Grazie. News. Allora, come dicevamo, ci sono tante notizie che ribollano dentro il pentolone. Allora, sempre più insistenti le voci, le quali sarebbe addirittura d'arrivo l'acquisizione del nostro amato AC Milan agli arabi, tra i quali papabili nomi sono questi, che poi di preciso non c'è niente, non si sa chi ha avanzato, chi non ha avanzato l'offerta. Comunque ci sono PIF, CIF, Investcorp e Mastrolindo, un uomo del quale tra questi l'uomo di punta della trattativa sarebbe non niente di meno che Paolo Maldini, Paolo d'Arabia, che si occuperà dell'operazione di acquisizione, acquisto, vendita. Già molto fuori ci tutti i tifosi rossoneri su questa importante novità e già stanno pregustando, e io dico giustamente, se la quale fosse vero, perché noi non vogliamo vendere false speranze ai nostri tifosi. Pregustando di trovare sotto l'albero di Natale, e potete vederlo qua di fronte a me, questo grandioso pacco regalo che stravolgerebbe i piani e le aspettative milaniste, ma anche tutti i piani altrui in Europa, in Italia, nel mondo. Ve lo immaginate? Immagina, puoi. Andiamo avanti. Abbiamo fatto un sondaggio tra i tifosi di tutte le squadre su quali siano i reali e veri obiettivi di questi quattro allenatori, Inzaghi, Pioli, Mazzarri e Allegri. E in questo sondaggio viene evidenziato una cosa, che il primo, come potete vedere, e hanno risposto così i spettatori, prima posizione vediamo Inzaghi, che il reale obiettivo questa volta è la Champions, dopo che gli è sfuggita per un pelo lo scorso anno contro il City. Seconda posizione abbiamo Allegri, che sarebbe vincere il campionato e magari Coppa Italia, Supercoppa, tutti i soliti. Poi abbiamo Mazzarri e poi per ultimo, che non era a sorpresa, quarta posizione, Pioli. Lui il reale obiettivo sembrerebbe già averlo raggiunto, primo obiettivo stagionale, ovvero il panettone, come vedete. Ok, allora, sembra vicinissimo l'accordo tra Red Krunic ed il Fenerbahce. Il giocatore sembrerebbe convinto ad accettare le avance turche già a gennaio. Vamma li turchi, portatelo via voi turchi. Inutile dire che Pioli non la sta prendendo bene, affatto bene, così come i sostenitori rossoneri. Pioli lo sappiamo, perché si separerebbero dopo essersi congiunti da poco, sarebbe uno smacco e una delusione. Ma invece anche i tifosi rossoneri stanno mostrando la loro reazione su questo trasferimento. Possiamo notare dalla rabbia e parecchia, molta frustrazione. Come vedete sono molto arrabbiati, tristi, con la lacrimuccia, è un incubo per loro, per tutti noi. Non potremmo farne a meno. Come faremo? Come faremo senza Rade? Come faremo? Speriamo di andare avanti. Ah, ok. Allora, in uscita, cari spettatori, in uscita nelle sale cinematografiche il film che sta dividendo pubblico e critica. Un remake di un grande classico del cinema, Rapina a mano armata, che tratta le vicende accadute a Napoli durante gli anni di piombo. Ecco qua, potete vedere la locandina del film con regia di Beppe Stanley Marotta, protagonisti principali Arbitro Massa e Lautaro Martinez, grande attore sudamericano. Allora, dobbiamo comunicare questo increscioso fatto che sta accadendo in giro per l'Italia. Sono spuntati ovunque, da tutte le fessure, da tutti i tombini, da tutte le finestre, porte, crepe,
Ovunque in giro per il bel paese una miriade di ratti. Successivamente alla vittoria sul Napoli, che ha sancito ormai la conquista del 20° scudetto, passaggio di consegne, vi ricordate, no? Le autorità stanno provando a sedare questa fuoriuscita di ratti, ma a meno di qualche miracolo non ce ne sbarazzeremo tanto facilmente. È una fase critica, fase critica, fase critica. Sono animali universali, si adattano a tutto, soprattutto alla merda. Si adattano, quello sì. Per questa sera è tutto, vi salutiamo, like e campanella, sostenete il canale qui per vedere altre puntate, episodi di Bard News 24hotmail.com. Non mi resta che salutarvi, augurarvi felice Pasqua, felice 2 giugno e quant'altro. Alla prossima, ciao, arrivederci, mischeri, babbani, ciao.